Qual è il tatuaggio mostrato da Belen a Sanremo? Una banana o una farfalla? Qual è il frutto tipico siciliano? L'arancia o i biscotti della nonna? Non vi preoccupate, tutte queste domande sono fatte dallo spot pubblicitario 481-82, spot pubblicitario che è stato sospeso nei mesi scorsi dall'antitrust per, diciamo, truffa, ma non lo diciamo, truffa. Praticamente questo spot fatto da delle signorine molto ma molto carine ti inganna e praticamente ti ciuccia via i soldi. Ovviamente simpaticoni, con la scusa del prodotto nuovo iPhone, iPad, ta 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 ta, vi ingannano e vi fanno spendere tanti tanti quattrini. Il quiz comprendeva anche un abbonamento, ovviamente per chi non lo sapesse, che ti ciucciava senza dirtelo più di 24 euro al mese. L'antitrust ha decretato questo quiz televisivo una truffa e quindi lo spot è stato rimosso. Ma come mai ancora lo troviamo in televisione? Domanda interessante. Praticamente hanno cambiato le modalità di concorso e invece di vincere dei premi fattibili come iPhone, iPad, si vincono 10.000 euro in gettoni d'oro. Ovviamente, come tutti sappiamo, il valore delle monete che danno non è complessivo a 10.000 euro. Ogni buon orefice o compro oro sa che il valore dell'oro cambia col tempo e quindi non è sicuro che quei 10.000 euro valgano quelle monete. E poi, oltre alla possibilità di vincere questo premio bassissima, quasi inesistente, ci regaleranno dei fantastici, stupendi, incredibili loghi e suonerie per cellulare. Oh mio Dio, devo subito avere queste cazzo di loghi e suonerie gratis! Ah no, 30 euro al mese? Tienitele, stupido. Mi raccomando, ragazzi, non mandate SMS a questo grandissimo concorso che io vi invito a leggere su Google scrivendo 481 82 e noterete quante migliaia di persone in Italia sono state truffate da questo stupendo numero. Tanto lo so che qualcuno di voi l'ha fatto. Guardate, l'ho fatto anch'io a 14 anni, non era 481 82, era un altro numero, l'ho fatto anch'io per provare. Mi hanno strafottuto un sacco di soldi. E dopo aver ricevuto il cazziatone dei miei genitori a 14 anni, Oggi sono più fermamente convinto che questi numeri fanno altamente cagare. inoltre fanno delle pubblicità ingannevoli anche sotto l'aspetto psicologico. Mi spiego meglio. Praticamente nella pubblicità ripetono più volte 481 82. Questo fa sì che il nostro cervello recepisca questo numero e lo memorizzi. Non so se vi ricordate, 89 24 24 24. Io mi sono fottuto una vita con quel numero, lo cantavamo anche a scuola quando andavo a scuola. E loro, giustamente, giocano su questo fattore psicologico. Una bella canzoncina attira più di un semplice Ciao, la farfallina di Belen? Oh no, non è la farfallina, è una banana! Scegli tra banana e farfallina, qual è quella che aveva Belen a Sanremo? Non lo so, cazzo! Non può venirmi in mente! Ne hanno parlato in tutto il mondo! Era una banana. Lasciando stare la povera Belen che ha mostrato le sue nudità al mondo a penultimo Sanremo, attenzione a non fare queste cazzate. Ricordatevi, non fatelo! Ho detto non fatelo. E non è un obbligo, è proprio un consiglio, ragazzi. Non fatelo! Cioè, non vincerete. Io lo dico per voi, cazzarola. Non lo dico di certo per me. Poi vi ritroverete con le domande del tipo: Quale bevanda si ottiene dal luppolo? La birra o l'arancia? Sicuramente l'arancia. Oppure: In quale continente si trova l'Egitto? Africa o Asia? Beh, sicuramente i cinesi hanno le piramidi. Come al solito vi lascio con questo nuovo video, spero che questo vi sia piaciuto. Vi invito a iscrivervi qua sopra, mettere mi piace qui sotto e commentare se anche voi avete fatto una cazzata del genere nella vita oppure se qualche amico vostro l'ha fatta. Ciao!